Bene, allora diamo inizio a questa lezione magistrale che vede riunite, camere riunite, diciamo, in sede le classi, i corsi di diritto civile della Facoltà di Giustizia di Trento. Ci sono quindi c'è la classe che sta seguendo il corso con il professor Caso e Pascuzzi, che oggi non è qui, diversamente da come per un'indisposizione, da come annunciato. E la classe invece del corso di diritto civile che sto tenendo con il professor Pascuzzi nell'altro percorso interno. E qui con noi il professor Roberto Pardolesi, che in qualche misura ci accomuna sia me, sia io che Roberto Caso, ma anche il professor Pascuzzi siamo legati da un rapporto che va oltre il rapporto, diciamo, come dire, primogenitura accademica o comunque, se volete, il nostro mentore nell'avvio verso questo percorso universitario. E quindi siamo tutti molto felici di averlo qui con noi oggi. E come sapete, la lezione di oggi verterà su un tema che in qualche modo è condiviso dai due programmi dei corsi di civile. Per cui, se nel corso del professor Caso si affronta il contratto, nel corso invece da me tenuto è invece studiata la responsabilità civile con un approccio che però considera, e non potrebbe fare altrimenti, anche la deriva contrattuale e le altre situazioni le altre obbligazioni risarcitorie che derivano da altre fonti, come ben sanno gli studenti che hanno seguito il corso. Quindi il tema di oggi, la responsabilità contrattuale e soprattutto il danno contrattuale, è un tema che interessa a entrambi i percorsi. E prima di dare la parola al professor Pardolesi, prendo veramente 2 minuti per presentarvelo. Il professor Pardolesi è un esperto. Tanto professore di diritto comparato presso la facoltà LUIS di Roma, dove insegna ormai da tempo immemorabile, la prima o la seconda era glaciale, non ricordiamo, giurassico, ma ha insegnato prima di allora all'Università di Palermo e di Bari, ed è un esperto sostanzialmente, e forse si può far prima diciamo agire in sottrazione su cosa non ha scritto, perché il professor Pardolesi come dire, nella sua veste di responsabile del Foro Italiano, ha davvero lumeggiato nel corso della sua carriera tanti aspetti del diritto civile e ovviamente, sia ben chiaro, i suoi interessi non si fermano al diritto civile, ma vanno in tante altre direzioni. Cito una di queste, il diritto antitrust, di cui è stato uno dei principali studiosi in tempi ancora, quando ancora la normativa antitrust in Italia non era stata emanata, ma tanti altri aspetti che lui ha indagato su temi di diritto commerciale e sconfinamenti vari. Ma sul diritto civile, la sua forse il tuo primo come dire, amore è stato proprio quello del contratto, i contratti di distribuzione, il professor Pardolesi, un volume che risale anche lì a un'epoca ormai giurassica, ma fine degli anni 70, come dire, è poi seguito un approfondimento di temi costante, perché appunto attraverso il dialogo costante con la giurisprudenza, molta parte delle riflessioni del professor Pardolesi sono versate in note a sentenza che sono innumerevoli, diciamo, possiamo dire, in tutti questi anni, che sono appunto apparsi sul Foro Italiano e tante altre riviste giuridiche italiane e straniere. In ogni caso, conclusa qui questo tentativo di presentazione, diciamo, che ovviamente è limitato, io direi di strutturare in questo modo la nostra discussione oggi. Il professore terrà una lezione di circa un'ora, in maniera tale da lasciare, come convenuto almeno con i ragazzi del mio corso, la possibilità di un dialogo, la possibilità quindi di formulare da parte vostra osservazioni e quindi daremo la priorità a voi e anche ovviamente ad eventuali ospiti che siano qui
non universitari, ma come sapete l'evento era stato reclamizzato, per cui è possibile che ci siano persone che non siano iscritte all'università, ma che nondimeno possono evidentemente intervenire. Dopodiché daremo, appunto, cercheremo di fare un dibattito sulle questioni poste e cercheremo di terminare in tempo per le ore 19. Questo è quanto mi volevo dire sul programma della giornata e a questo punto vi lascio la parola a Roberto. Grazie, io ho un problema che mi ritrovo non soltanto con questa introduzione che denuncia il decadimento anche fisico, qualcosa del genere, no? Non si chiede l'età ai vecchi signori, ma il fatto è che loro rappresentano, diciamo, diciamo, mia carriera di pronobo universitario, rappresentano la seconda generazione, quindi io sono costretto a questo punto a confessare che insomma sono da rottamare, ecco, assolutamente. Il che vi dovrebbe tutto sommato diciamo tranquillizzare sul fatto che le cose che dirò sono abbastanza superficiali e molto tentative. In realtà io cercherò di mantenere una sorta di riflessione in equilibrio sulla problematica del danno, immaginando che di volta in volta ricada sul versante extracontrattuale e sul versante contrattuale, che è quello che mi sembra di capire essere più diciamo il focus di questa conversazione. Credo che in realtà sia opportuno cercare di allineare le prospettive, nei limiti in cui è possibile farlo, ovviamente, proprio perché c'è una sorta di dialettica difficile fra queste due prospettazioni. E quindi continuerò a fare una sorta di hub and spoke, passando con una sorta di spoletta, passando cioè da una prospettiva all'altra. E comincio innanzitutto con un fatto assolutamente didascalico, che viene dall'inquadramento di Law and Economics. L'analisi economica del diritto non sarà utile a risolvere i problemi dei giuristi, ma è certo molto utile a dare il quadro, a dare un quadro sufficientemente come dire, plastico e rappresentativo che chiarisce alcune cose, aiuta cioè a non guardare la problematica del danno come se fosse, e quindi del suo risarcimento, come se fosse un'emersione improvvisa all'interno di una traiettoria disciplinare, sicché noi studiamo il contratto, metti caso, o in alternativa la responsabilità aquiliana, poi le cose ci portano a misurarci con la necessità del risarcimento del danno. La cosa va vista in una maniera un pochino più complessa, ma giusto perché il problema della scienza è un problema di riduzione della complessità, io provo appunto a utilizzare una banalissima impostazione di analisi economica del diritto e richiamare la vostra attenzione sul fatto che il risarcimento del danno ha una caratura assolutamente centrale all'interno della dinamica degli istituti che stiamo considerando. Sicché, se noi perdiamo di vista, e la nostra scienza giuridica lo ha fatto tradizionalmente, il problema del quantum, e ci limitiamo a concentrare la nostra attenzione sul lato nobile della domanda, se cioè sull'ANNA, finiamo praticamente col mistificare il problema e con approdare a risultati con ogni probabilità controintuitivi. Facciamo un esempio banale, ma banale nel senso nobile. Prendiamo la celebre formula di Learned-End. Voi la sapete, la formula che traduce giudice Learned-End, è un celebre giudice nordamericano, il padre putativo del diritto industriale nordamericano, autore di alcune celebri sentenze, non è mai approdato alla Corte Suprema, ma ha scritto per la Corte Suprema una delle più importanti sentenze, Aluminum Company of America. A me interessa per una sentenza molto più marginale, Carroll Towing versus US del 1947, dove il nostro scrive in plain English una formula algebrica, la scrive in lingua chiara, ma la formula algebrica definisce la colpa in una maniera percettibile, non più semplicemente il riferimento a negligenza, imprezzi, imprudenza, qualunque cosa questi concetti abbiano a significare. Sì che io vi chiedo cos'è la colpa e voi mi rispondete, uso un concetto
generico, e voi mi rispondete con una gragnuola di concetti generici, il che praticamente assicura la piena circolarità della riflessione, della mia domanda e della vostra risposta. L'Enneden dice: no, non è così. In realtà dobbiamo immaginare che vi sia colpa quando alfa è minore di b per p. Oppure, se volete, di beta per pi, dove alfa è il costo, rappresenta il costo dei misuri, io semplifico, ate a azzerare il pregiudizio, ate cioè a eliminare il pregiudizio, cioè le misure che evitano il verificarsi del danno. Beta, assumendo che di usare beta come riferimento, è il valore del danno per l'ipotesi in cui abbia materializzarsi e P è una percentuale. E quindi praticamente è l'incidenza percentuale del verificarsi del danno. Beta per P rappresenta il valore attuale del danno, il valore ex ante, cioè la mia aspettativa circa il danno che andrà a verificarsi. Ora, se alfa, le misure che evitano il danno, costa di meno del valore attuale del danno, non aver preso quelle precauzioni significa tenere un comportamento colposo. Ecco qua una diciamo, formula estremamente precisa per proprio individuare al centesimo, se volete, il concetto di colpa, renderlo poi c'è la colpa tecnica, quello che vi pare, ma a me interessa in questo momento semplicemente richiamare la vostra attenzione su questo punto. Assumete per un attimo che la formula di Lernend sia favolosa. Vi pone un problema però. Non soltanto il problema di cosa fate quando arrivate al semaforo e quindi cercate di computare immaginando che fermarvi sia la misura di precauzione che serve a evitare il verificarsi del danno, che va confrontato col valore attualizzato dell'incidente che potreste provocare passando con un tenero rosso, un rosso piuttosto fresco, qualcosa del genere, o con un tardo giallo. Ecco, immaginate di arrivare a questo semaforo, prenderete questa decisione, lavorerete in questa maniera, vi risponderà Umberto Izzo a nome dell'economia comportamentale che non lo fate, replicherà Chavel dicendovi: sì, non lo fate questo tipo di ragionamento, ma vi comportate as so, o se preferite as if, come se ragionasti in questa maniera. Supponiamo che sia così, quindi la formula di Lernend sia veramente quindi indicativa, anzi determinativa dei vostri comportamenti. Andiamo un po' più in là. Che succede se sbagliamo il valore di beta? Cioè tutto quello che abbiamo fin qui ricostruito viene messo a repentaglio dalla possibilità che la quantificazione del danno sia manipolata, non corrisponda alla proiezione stocastica del danno medio atteso. È ovvio che se io passo sulle strisce pedonali a folle velocità ho buone probabilità di fare filotto di passanti. Si tratta di vedere se i passanti saranno clochard e quindi la mia responsabilità risarcitoria sarà abbastanza, piaccia o no, contenuta, e se invece sono palazzinari, beh, non è più un buon esempio. Ecco, comunque, ecco, se sono professionisti, neanche questo è più un buon esempio, beh, insomma, si può pagare di più. Beta è un valore stocastico, ma se lo cambiamo, evidentemente cambia il nostro modo di percepire la colpa, il nostro modo di percepire la regola di comportamento sociale. È un esempio molto astratto. Però vi rendete conto che l'atteggiamento di un tempo in forza del quale avevamo la sentenza che decideva l'AN e lasciava separato giudizio e determinazione del quantum, erano scelte processuali di cui in questo momento non vi voglio parlare, in realtà denuncia una sorta di sfasamento prospettico che rischia di mettere a repentaglio l'intero percorso ricostruttivo della disciplina di cui ci occupiamo. Facciamo un altro esempio. Prendete un esempio che abbastanza significativo in funzione degli sviluppi più recenti. Oggi si parla di responsabilità aquiliana da illecito antitrust. E poniamo il problema della possibilità di attivare un private enforcement in alternativa, o per meglio dire, in una sorta di affiancamento
a mo' di supplemento per l'attività di repressione degli illeciti antitrust svolta dalle autorità competenti, segnatamente per quanto riguarda l'Italia, dall'autorità garante della concorrenza e del mercato. Quella opere in una logica pubblicistica e irroga sanzioni, magari sanzioni anche pesanti, altrettanto farà la direzione competente della Commissione europea. Ma c'è un problema, c'è il fatto che i comportamenti illeciti determinano danni in capo ai concorrenti e più spesso, pensate al tipico cartello, determinano praticamente un sovrapprezzo monopolistico, il che praticamente significa che i consumatori pagano di più e che alla fine della fiera, quando cioè la sanzione sarà irrogata perché il cartello è stato fa tante difficoltà perché il cartello viene tenuto nascosto e vi dicendo, ma il cartello si dice uno su sette viene scoperto. Un cartello che pratica normalmente si dice sovrapprezzo che sta fra il 20 e il 35%. Sono tutte ipotesi ovviamente perché questa parte della realtà è abbastanza sotterranea. Un cartello che dura 7 anni, ne trovi uno, lo condanni anche pesantemente, ma il limite del 10%, che è il massimo della sanzione, presumibilmente non basta a scoraggiare i membri del cartello, tant'è vero che riscontriamo una forte tendenza al recidivismo. Se cioè i soggetti che sono stati presi e condannati ritornano a fare cartello, vuol dire che l'attività sanzionatoria non è stata sufficientemente deterrente, non li ha scoraggiati. Ed ecco allora che uno si interroga sull'opportunità a questo punto, perché no, di vendicare le ragioni di quei consumatori che il danno l'hanno concretamente subito. Perché a loro poi la filiera produttiva ha portato poi alla fine l'aggravio del sovrapprezzo. E allora a questo punto ci pronunciamo in favore, tentiamo di immaginare che un buon modo per riuscire ad operare una deterrenza concorrente rispetto al public enforcement sia quello di promuovere le azioni, appunto, intese a far valere la responsabilità extracontrattuale dei membri del cartello. Il problema è che se a questo punto le difficoltà che vengono proposte sul piano della quantificazione del danno rendono evanescente questa traiettoria, perché come si fa a provare quanta parte del sovrapprezzo cartellistico è arrivato davvero al consumatore? Quando mettiamo il cartello sia in alto, nella catena ci siano stati più passaggi. Questa è una difficoltà probatoria, si chiama passing on, non ve ne sto a parlare, ma potete immaginare che il primo acquirente assorbe, rimbalza, ma in parte assorbe, in parte rimbalza a valle, e il secondo fa la stessa operazione, vi dicendo, questo è di tema di estrema difficoltà quanto alla prova, non vi voglio portare in giro più di tanto, è molto probabile che la difficoltà di provare fisicamente l'entità del danno che sappiamo esserci si traduca nell'impossibilità di quantificarlo o nel rifiuto del giudice di prestare consistenza a questo tipo di danno morale, non avremo deterrenza sufficiente nei confronti dei membri del cartello. Quando passiamo sul versante invece del contratto, vediamo un problema ovviamente in parte diverso, perché nella prospettiva della responsabilità extracontrattuale l'obiettivo è quello di portare la vittima sulla stessa curva di indifferenza, direbbe l'economista di turno, in cui si sarebbe trovato se l'attività illecita non si fosse svolta, il che in qualche modo alimenta l'idea, non sempre convincente, ma certamente ricevuta da voi e dall'intera dottrina e giurisprudenza italiana, che la responsabilità extracontrattuale debba avere una funzione sostanzialmente di giustizia correttiva, aristotelica e quindi sostanzialmente compensativa. Quindi il soggetto vittima deve essere riportato, sia pure per equivalente, nella situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse dovuto subire l'oltraggio. Col contratto entriamo in una logica inevitabilmente diversa, perché andiamo a ripristinare una situazione che implica necessariamente un salto nel controfattuale.
il che praticamente moltiplica, se volete, l'occasione di difficoltà. In altre parole, dobbiamo portare il debitore, il creditore deluso, il promissario che aspettava l'adempimento e che non lo ha visto realizzato, sulla stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se il contratto avesse avuto regolare esecuzione, il che in sostanza, colpi dell'articolo 1223, ci porta praticamente a non soltanto andare a vedere il danno emergente, ma andare a vedere il lucro cessante nelle sue prospettazioni legate, in quanto sia conseguenza immediata e diretta, che l'estremo limite che dobbiamo tenere presente a questo riguardo. Con un ulteriore dettaglio, che il danno contrattuale, appunto, è parte del contratto. La Cassazione sembra al riguardo avere un atteggiamento, come dire, più propenso a separare la dimensione dell'autonomia negoziale, quella che definisce il programma condiviso di autonomia, come area separata rispetto ai profili di esecuzione in esecuzione di quel programma, quasi che quindi la prospettiva rimediale fosse, come dire, un qualche cosa costruito dall'ordinamento a supporto della lex contractus messa insieme per l'appunto dai contraenti. Questa, diciamo, divaricazione però è schizofrenica e non corrisponde alla realtà, perché nega l'autonomia privata nel suo dispiegarsi completo. In altre più banali parole, non è punto vero che la misura del rimedio è lo stesso risarcimento del danno. Qui si apre una parentesi, ma sicuramente siete stati edotti, indottrinati sul fatto. Io sto parlando in questo momento di risarcimento del danno come rimedio archetipico. Dovrei semplicemente dirvi che è il rimedio caratteristico e dovremmo a questo punto fare ammenda e dire, oh, per carità, c'è l'esecuzione in forma specifica e qui, anzi, nel nostro ordinamento li ritroviamo tutto sommato su un piede di sostanziale parità. In Germania invece è il rimedio caratteristico, solo in common law non si capisce bene perché il rimedio corrente, tant'è vero che si è dovuto fare l'equity per cercare di sfuggire a questa alternativa drammatica del common law, si è dovuto, c'è soltanto il rimedio del risarcimento del danno, qualcosa del genere. Non è così però. Non, sì, è vero, esistono gli altri rimedi, sono tutti molto importanti, ma il rimedio caratteristico è il risarcimento del danno. Non ci mistifichiamo su questo punto. Ci saranno anche circostanze in cui, ci sono sicuramente circostanze in cui l'esecuzione in forma specifica, tutte le volte in cui dobbiamo attivare il 1226, dobbiamo quindi rimettere all'equità del giudice la valutazione di un pregiudizio che non è suscettibile di computazione, quindi di verifica, diciamo, precisa, ma dobbiamo necessariamente rassegnarci sotto questo profilo a coltivare l'arte del possibile. Il risarcimento del danno è il risarcimento per equivalente, è il rimedio caratteristico dell'inadempimento contrattuale. Bene, l'autonomia privata non è punto lontana dalla possibilità di manipolare nell'esercizio appunto delle sue prerogative, nel fare la lex contractus, di manipolare, che ne dica la mentalità sottesa agli interventi della Cassazione, manipolare il risarcimento del danno. Vi sono dei limiti, ma, di là da, ma finché non arriviamo a questi limiti, evidentemente è possibile, come dire, ridurre o, secondo le prospettive, ampliare l'entità del risarcimento. È ovviamente la problematica dell'articolo 1229, che conoscete assai bene, è una problematica che porta praticamente esplorata per tanti versi, non sempre fino in fondo apprezzata, perché vi contentate del fatto che tutto sommato, in maniera rassicurante, esprimendo un principio comprensibile, l'ordinamento, ed è una linea di tendenza diffusa a livello europeo, si rifiuta di alleggerire la posizione del debitore quante volte l'inadempimento sia dovuta a dolo. E quindi è scelta determinata, consapevole, siamo a livello di un dolo generico penale, qualcosa del genere.
al quale viene equiparata la colpa grave. Ebbene, quante volte un adempimento dipende da una scelta assolutamente consapevole e voluta, mirata del debitore, si dice allora che la eventuale limitazione del risarcimento non è effetto, la clausola è nulla. Il secondo comma dell'articolo 1229, vi ricordo, poi questo è molto importante per il danno non patrimoniale da inadempimento, di cui parliamo magari se abbiamo un minuto di tempo, perché questo è il problema più di moda in questo momento nella letteratura sui rimedi contrattuali. Ma per adesso fermiamoci a questo punto. Ecco, tutte le volte in cui sia violata una norma di ordine pubblico, allora egualmente. Ma di là da questo punto, che vi crea una serie di problemi, evidente, su cui magari parleremo un attimo, di là da questo punto all'autonomia privata è lecito definire l'entità del risarcimento, nel senso di ridurre l'esposizione risarcitoria del debitore, farlo ex ante. E a questo punto, ecco, ci troviamo di fronte alla vera difficoltà, perché nel momento in cui propongo a voi di riflettere sul risarcimento del danno come dimensione di esercizio dell'autonomia contrattuale, metto ovviamente in discussione il principio dell'integrale risarcimento del danno. Perché fin qui, evidentemente, le vostre sicurezze sul punto si affidavano all'idea che nel nostro sistema esiste un principio che appunto si declina nei termini, nella formula dell'integrale risarcimento del danno, oggi appunto rievocato e riesumato a maggior ragione rispetto alla nuova prospettiva del danno non patrimoniale da inadempimento. Ebbene, questo principio esiste, ma è il principio più screditato, credo io, è il principio di default, è la regola di default più instabile di cui io abbia mai constatato l'esistenza nel nostro ordinamento. Nel senso che questo principio dell'integrale risarcimento del danno è un principio che cede ad ogni stormire di fronde. Cede, nel senso praticamente che cede l'autonomia privata, ed è il 1229 che ve lo dice in maniera abbastanza evidente, perché salvi paletti estremi, appunto del puro arbitrio volontaristico, doloso, eccetera, o del conflitto con i valori di ordine pubblico fissati dall'ordinamento, l'autonomia privata riduce il risarcimento del danno. E lo fa a questo punto allora semplicemente il dato convenzionale intercorso fra le parti. In alternativa, e sulla stessa logica, ritrovate praticamente che ogni intervento legislativo, dalla Convenzione di Varsavia con i 100.000 franchi oro Poincaré, alla la responsabilità dell'albergatore, eccetera, o al testo unico sulle poste, telecomunicazioni e via dicendo, per cui praticamente se voi mandate il diamante, come si chiama, Coinor, con una lettera raccomandata e quelli ve lo perdono, e poi e chiedete ovviamente che gli 80 carati, quant'è il Coinor? Le colleghe mi aiutino, non me lo ricordo. Il diamante, quello grande così, Io l'ho perso ieri sera, proprio. Allora, e voi chiedete il risarcimento del danno perché vanno perse le cose, vi risponderanno a norma di legge. Che è forse a ragione che per la perdita raccomandata avete diritto, credo, a 9 volte il valore della francatura. 9 volte il valore della francatura. E voi direte, ma come il coinor? E quelli vi dicono, ma se volevate copertura assicurativa, il mezzo da attuare non era evidentemente la raccomandata, ma l'assicurata che parte da un valore convenzionale di, adesso non mi ricordo quale sia, un tempo era 10.000 lire, era abbastanza risibile, non dichiarate nulla, quello è il valore convenzionale, ma se dichiarate il valore del coinor pagate una francatura diversa, come è evidente, perché il servizio a questo punto non è più semplicemente un servizio di trasporto, di corrispondenza e consegna di corrispondenza, ma evidentemente un servizio assicurativo. Domanda, allora che ne facciamo delle cassette di sicurezza? Voi sapete la giurisprudenza delle cassette di sicurezza, no? Sì? No? Cioè non lo farei perché No. vedo sguardo. Le cassette di sicurezza, come voi sapete, sono un luogo in un caveau della banca, un luogo in un caveau della banca dove voi mettete i vostri valori. Dice non abbiamo più niente.
un tempo, è una cosa che Ai possiamo. vocali. Vabbè, no, scusate, per alleggerire un po', però in realtà, e questa è una battutaccia, perché io conduco anche con loro da anni battaglie, tipo uno il danno da morte, la perdiamo sempre, la perdiamo un giorno sì, un giorno no, ma siamo convinti che il danno da morte sia una risposta folle, crudele, cinica del nostro ordinamento. È un'altra battaglia che abbiamo, ne abbiamo vinte molte, vi dico subito, ma altre non siamo riusciti a vincere. Quella della cassetta di sicurezza non siamo riusciti a vincere. Adesso vi spiego rapidamente perché. C'è un principio che fra poco verrà fuori, esploderà dai vostri cuori e vi sentirete rassicurati. Perché la cassetta di sicurezza, dice la Cassazione, è un luogo. E quindi contratto con cui voi avete la disponibilità della cassetta di sicurezza è un contratto di affitto. Voi locate, scusate, non è corretto, l'affitto è a una dimensione, noi qui siamo in una facoltà di giurisprudenza, e quindi è un contratto di locazione con cui vi viene messo a disposizione un luogo fisico di cui voi fate quello che volete. Sicché praticamente nel momento in cui la banca dice, oibò, se poi succede qualche cosa, inondazione, fuoco, lancia termica, arrivano i banditi, qualcosa del genere, e poi voi mi chiedete il risarcimento del danno. È un conto essere nella cassetta di sicurezza, io ho messo la raccolta dei miei scritti, dei miei manoscritti, eccetera, che è il valore più importante, assolutamente fondamentale, eccetera, mentre voi avete messo il coinor, o una montagna di diamanti, qualcosa del genere, perché a questo punto voi chiederete il risarcimento del danno corrispondenti. Io cercherò di far valere il valore assolutamente inestimabile dei miei manoscritti e non riceverò una lira di risarcimento del danno, ma la banca non è felice. Perché fa lo stesso ragionamento delle poste. E dice, scusatemi, ma perché? E qual è l'idea sottostante? È quella che ovviamente è sottesa alla norma del testo unico sulle poste e telecomunicazioni, e che cioè è il principio dell'articolo 1225. Il danno deve essere prevedibile, perché in realtà il contratto è la prima forma tecnica di assicurazione che uno istituisce rispetto praticamente ad un bene, a una prestazione, via dicendo. Cioè io posso avere un contratto a condizioni particolarmente vantaggiose, ma con un cliente rischioso. E non potete dire che questo è un cattivo contratto, è un contratto scelto da chi ha preferenza per il rischio, perché se le cose andranno bene, evidentemente arriverò a ottenere soddisfazione dei miei bisogni, dell'interesse che ho innescato in quel contratto a condizioni particolarmente vantaggiose. Se va male, il soggetto non risponde. Mentre se voglio avere a che fare con un soggetto, che invece mi dà sicurezza su questo piano, vado a prendere il soggetto che, viceversa, dispone appunto di, quelle certezze, quelle garanzie, che mi fa pagare di più, guarda caso. Allora, però, tutto questo corrisponde all'idea che la prestazione contrattuale appunto misura l'intervento assicurativo, di per sé stessa la scelta della controparte contrattuale. Vi prendete un contraente evanescente, rischiate. Vi prendete viceversa un contraente solido, non che non ci sia il rischio, ma questo rischio è molto più contenuto, e pagate evidentemente un prezzo che è una sorta di equivalente di un premio assicurativo per il differenziale di rischio fra queste due situazioni. Allora, se così è, se questa è la regola sottesa al modo in cui fate i contratti, non dovreste sorprendervi del fatto che la banca vi dica: ma se tu vuoi chiamarmi ad una responsabilità, sostanzialmente un'assicurazione, per la sottrazione o la perdita del coinor, mi paghi il valore corrispondente al premio di assicurazione, al rischio che io assumo per l'ipotesi in cui ciò accada. Ci ha provato col 1229, la Corte di Cassazione ha piegato le norme bancarie uniformi nella loro prima versione. Dopodiché, le norme bancarie uniformi sono state cambiate e le banche hanno deciso praticamente di riformulare l'intero, mettendo il tutto in termini di oggetto del contratto. L'oggetto del contratto di cassette di sicurezza è il deposito di valori non eccedente il valore allora di 1 milione di lire. Non che non sia possibile metterci di più, però
Se volete metterci di più, venite qua e dichiarate cosa volete mettere. Il che praticamente vuol dire rendi prevedibile il danno che intendi poi far valere. Bocciato. È una forma, è un modo di riproporre sotto mentite spoglie, se questo è l'atteggiamento, quella risposta della Cassazione, il vecchio itinerario del 1229 che avevamo già condannato. Ma le banche, una volta tanto, una volta sola, avevano ragione nella circostanza. Pensateci un attimo. Ritornate alla situazione, lui mette la propria raccolta di gioielli favolosa, io i miei manoscritti. La banca non è in grado di riconoscere chi dei due mette i gioielli e chi i manoscritti. Che deve fare? I casi sono due. O elimina il servizio di cassette di sicurezza e noi ce ne andiamo, ovviamente irritati da questo comportamento delle banche inaccettabile, oppure parifica, il che praticamente cioè fa pagare la stessa tariffa. Immaginando una valutazione stocastica che consenta praticamente di equilibrare, nel senso di raccogliere quel che serve a ripagare lui, ovviamente a mio danno, il che vuol dire che io miserabile sovvenziono lui che è ricco, cioè perché a ciò che lui paghi poco. E questo è praticamente, a mio modo di vedere, è la dimostrazione del fatto che in questa circostanza i limiti imposti dalla interpretazione giurisdizionale dell'articolo 1229 sono malfatti. Oltre al 1229 c'è un altro limite che non è, ecco, ci vorrebbe un po' di tempo per vederlo, ma ve lo dico così. Attenzione, perché in realtà non scritto, ma importante, è la possibilità che il danno sia azzerato. Domanda: è possibile per l'autonomia privata azzerare l'obbligo di risarcimento del danno? Non sta scritto nell'articolo 1229, non andate a cercare, non vi aiuterà. L'articolo 1229 dice la clausola è nulla se pretendete di attivarla anche in circostanze in cui vi sia il vostro arbitrio feroce, ma se contrattualmente abbiamo stabilito che il danno non va risarcito, che succede? Può spingersi l'autonomia privata fino al punto di rinnegare se stessa? Perché pensateci un attimo, se così fosse, avremmo un'autonomia privata che rinnega se stessa, e qui c'è la risposta alla domanda. Un'autonomia privata che nega se stessa è un'autonomia privata contraddittoria. Arriviamo cioè al contratto senza sanzione, ma il contratto senza sanzione è un gioco da dilemma del prigioniero, un gioco non cooperativo. E il gioco non cooperativo vuol dire il contratto che non è suscettibile di esecuzione è un contratto che non crea ricchezza, perché ovviamente innesca tutti i comportamenti opportunistici del mondo. E teoria dei giochi vi spiega che se io mi devo aspettare il probabile adempimento di controparte non appena gira l'evento o non appena si crea l'occasione, allora io non stipulerò il contratto ex ante. Il contratto in realtà ha la funzione che ha di produrre ricchezza e di realizzare una traiettoria efficiente proprio perché è legato ad una misura di risarcimento del danno che scoraggi il comportamento opportunistico. Va bene? Ma voi direte a questo punto, ma questa è law and economics, e in termini giuridici dove lo troviamo il criterio per dire che, perché non è così semplice, attenzione, io fin qui ve l'ho resa abbastanza semplice, poi vi faccio un esempio e vi mortifico un po'. Dunque, qual è il principio in base al quale un esercizio di autonomia privata che azzeri il risarcimento del danno, che stabilisca, ultima clausola del nostro contatto, se il risarcimento, se c'è inadempimento, il danno non sarà ripagato. Che cosa rende impossibile una patrizione del genere? Come rispondereste a questa domanda? Qualcuno che mi aiuti? A mio modo di vedere, però questo è veramente il riscatto, ragazzi, perché avete fatto una università, io ho fatto una vita a insegnare queste cose, in cui vi siete chiesti, vi hanno chiesto, io ho chiesto che cos'è la causa del contratto e ci siamo risposti guardandoci negli occhi con sbigottimento, no? Fino al momento del riscatto, quando sono arrivati i principi europei sul contratto, sulla legge contrattuale, vi dicendo dove la causa è sparita. Allora,
È un momento di grande, è un atteggiamento alla Grillo, mi rendo conto, però è vero, no? È un momento di grande riscatto, perché cade la consideration, cade la causa, non possiamo più fare l'esame di diritto privato comparato perché non si capisce più come vi si possa bocciare, ma ci siamo liberati dalla causa perché nessuno sapeva cosa fosse poi realmente. Ed era invece quella che viene puntualmente riproposta. Domani faremo un'altra cosa di questo genere e leggeremo una no, no, non siete voi le vittime predestinate di domani, ma sentirete la Cassazione in uno snodo delicatissimo dire qui bisogna andare a vedere la causa in concreto del contratto, perché così si va a misurare l'abuso e via dicendo. No, lo faranno la prossima settimana. Vabbè, allora avranno l'occasione. Comunque, per un attimo, allora la causa che serve? Nel momento in cui si è fatta la ginnastica fra causa in concreto, causa astratta, quindi funzione economico-sociale, e causa in concreto, alla fine vi è rimasto il senso della completa inutilità. E perché l'esempio del contratto. Perché uno vi chiede: ma quando è che un contratto è senza causa? Dovreste saper rispondere, perché l'articolo 1325 elenca gli elementi essenziali del contratto, e fra gli elementi essenziali del contratto, in mancanza dei quali il contratto è evidentemente invalido, al numero due c'è la causa. Mi sapete fare l'esempio di un contratto senza causa una volta che avete introdotto l'idea di alternativa fra causa tipica, tipicità legale, tipicità sociale e causa in concreto? Voglio dire, compravendita in astratto, compravendita della donna bianca? Ecco, allora a questo punto avete. Mi sapete fare. Ma quando è che manca la causa? Quando è che. Riusciamo a immaginare una situazione in cui non c'è la causa? Sì che riusciamo a immaginare, perché no, i nostri trattatisti sono bravi, dico il peccato, ma non il peccatore. No, anche il peccatore. Enzo Roppo, che scrive praticamente. Ecco un esempio, ma quale esempio? Di causa, di mancanza di causa del contratto e l'ipotesi in cui vi vendo il bene che è già vostro. Ecco, dobbiamo arrivare a questo esempio qui, no? Per dire che è una cosa veramente. Vi ricordate quando avete fatto ginnastica sull'articolo 833, gli atti emulativi, per cercare di trovare un atto emulativo? Cioè un atto emulativo che è un atto per fare male al vicino che non mi porti nessun vantaggio. Ma non esiste, ovviamente, bisogna andare ai trattatisti francesi e arrivare alla. No, 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 è la mongolfiera del. Io parlo, pianto gli alberi appuntiti. No, i pali appuntiti per impedire l'atterraggio della mongolfiera del vicino. E allora l'articolo 833 è fatto per bocciare gli esami, evidentemente, perché. E su questo Cipolla ha fatto una fortuna, un economista purtroppo scomparso qualche anno fa, ma ingegno fine, eccetera, che ha teorizzato, ha fatto il teorema del cretino. Perché evidentemente l'articolo 833 praticamente vede un soggetto che si fa del male perché investe qualche cosa per farvi del male senza nessun vantaggio. Questo è il teorema del cretino, o la terza legge fondamentale della stupidità umana. Ora, per tornare, valeva la pena di smitizzare un attimo e tornate un attimo al nostro punto. Pensate a un esempio più serio, forse l'unico in cui riusciamo a vedere la mancanza di causa del contratto, un contratto che non ha, che fissa, azzera la reazione rimediale da inadempimento, diventa una promessa illusoria. Allora, un contratto che annulla la possibilità di reazione e quindi la possibilità di enforcement è un contratto che annulla la sua capacità di vincolare. E questo è un contratto senza causa, evidentemente. Non abbiamo bisogno allora del 1929 per arrivare a dire che un esercizio dell'autonomia privata portato fino al punto da rendere impossibile, da eliminare la possibilità, se permettiamo in questi termini, di un'esecuzione coattiva è un contratto senza causa. È bello, detto così, la pratica è un po' più difficile. Se prendete l'articolo 1224, per esempio. E andate a vedere allora la reazione ordinamentale, è una disciplina un pochino più complicata, adesso non possiamo fare fino in fondo la trama di questo discorso, ma l'obbligazione pecuniaria a questo punto si tratta di vedere che succede per quando si apre il problema del ritardo nell'adempimento.
Ma il gioco lì è dato alla possibilità, oggi resa ancora più evidente dalla elasticità del tasso legale di interesse, che il tasso legale di interesse sia inferiore al costo del capitale, cioè il castelletto che importa per il soggetto che fruisce appunto di un mutuo bancario, eccetera. Dite voi dove sono più i mutui bancari. Va bene, un tempo era così. Allora, se il costo concreto del capitale per il soggetto che lo prende a prestito dalla banca più alto del tasso della legale di interesse applicato per default nell'ipotesi a mo' di interesse moratorio. Quando è così, in una situazione di questo genere, dal punto di vista economico, il contratto è illusorio, perché per il soggetto, per il debitore, che deve sempre fare scelte di convenienza per pagare o no, no? Deve chiedersi quanto costa il denaro che io investo per tacitare il mio creditore. Se il costo del denaro reperito sul mercato è maggiore del tasso di interesse, che a moratorio imposto dalla legge per default, allora conviene praticamente obbligare il debitore a fargli prestito, fare cassa sul mancato pagamento. Non è un caso a questo punto che si sia dovuto inventare prima il decreto legislativo 231 in applicazione della prima direttiva comunitaria e poi questa correzione da Salvi Italia, di cui avete sentito parlare, che presumibilmente vabbè, non è, lasciamo perdere, cioè rende le cose se possibile ancora più ridicole, qualcosa del genere. Però ecco una circostanza in cui vedete che non è semplicemente il caso in cui sia azzerato il valore del risarcimento, ma anche nel caso in cui il risarcimento del danno sia calibrato in una maniera tale da disincentivare il comportamento di fedele al contratto, evidentemente siamo ancora una volta in un'ipotesi di promessa illusoria e di mancanza di causa del contratto. Quanti minuti c'ho ancora? Uno, due, tre? Sì, ancora Allora, a questo quadro riporta, credo che vi dica una serie di cose. Vi sono dei limiti alla possibilità di manipolare il danno contrattuale, ma questa possibilità tuttavia sussiste. Che vi dice allora? Che il risarcimento presenta del danno contrattuale, come in termini più generali il risarcimento across the board presenta degli importanti margini. Allora, quello che vi ho detto circa l'articolo 1229, in realtà a questo punto va tradotto sul piano su un discorso che mi interessa di più è uno dei due che volevo farvi, che in realtà riuscirò soltanto ad accennare, perché avrò 10 minuti per chiudere, per aprire, per avere un minimo di dibattito, immagino, e allora se volete il dibattito. Allora, oltre al 1229 avrei voluto fare un paio di accenni. Uno è evidentemente quello del 1225, della prevedibilità, che vi crea un enorme interrogativo. Perché praticamente da quello dipende la stessa esperibilità dell'idea di un efficient breach, di un inadempimento efficiente, quello teorizzato dall'analisi economica del diritto, è un discorso che lascerei da parte adesso perché sennò ci porta lontano, e l'altro importantissimo sulla clausola penale, perché la clausola penale in realtà diventa allora lo strumento col quale in maniera più importante arriviamo alla manipolazione a misura del risarcimento del danno. Come voi sapete, l'articolo 1382 introduce nel nostro ordinamento una tecnica di liquidazione forfettaria anticipata del danno, il che praticamente vuol dire che di fronte al problema che io adesso introduco, e cioè all'idea che il nostro ordinamento presenti un bias, un pregiudizio, che questo pregiudizio sia un pregiudizio che tende a sottodimensionare la rilevazione del danno e quindi a sottocompensare normalmente la vittima dell'inadempimento. Allora io assumo, si possa dire in termini generali, che vi sia una inclinazione di questo tipo, che per una serie di motivi e per una sorta di paranoia giudiziale diffusa, il giudice pensi sia terrorizzato dall'idea di conferire quello che gli economisti chiamano un windfall gain,
un vantaggio immeritato alla vittima dell'inadempimento o comunque dell'illecito, il quale riceve un risarcimento che il giudice considera superiore a quello che gli sarebbe dovuto, perché sicché praticamente ecco, l'infelicità di una vicenda negativa si gira in un risarcimento del danno ultra soddisfattivo, eccetera. Questo sembra essere un demone che terrorizza i nostri giudici e che ha come risultato quello praticamente di propiziare una tendenza che per quello che vi ho detto prima appare evidentemente pericolosa a come dire, contenere il risarcimento del danno per tema per l'appunto di sforare in una odiosa sovraccompensazione. Che sarebbe tra l'altro per di più, come dire, particolarmente pregiudizievole per chi si attivi, per chi si muova, per chi si esponga al rischio di creare danni e via dicendo. Direte voi, questo è in realtà un modo di percepire le cose che, come dire, è legato a sensazioni. Ma io non, questo è un trend, io vi replico viceversa e cercherò di darvene qualche prova. Mentre della possibilità che ci siano invece ipotesi di sovradimensionamento del danno, di ipervalutazione, noi possiamo mettere insieme al più delle evidenze aneddotiche. Nelle ultime settimane avete tutti quanti letto del danno subito da un giocatore di pallone che gioca. Che adesso imperversa sugli schermi televisivi ballando perché è l'unica cosa che riesce a fare. Sapete chi è, vero? Bobone. Bobo Veri, no? Ecco, Bobone, sì, esattamente, il quale a suo tempo ha subito un controllo delle, guardate bene, non del contenuto delle telefonate, ma delle telefonate, quindi del traffico telefonico ad opera di quei soggetti che a qualche titolo lavoravano all'interno di Telecom e pensavano bene quindi di dare all'amministratore delegato di Telecom, che era guarda caso anche vicepresidente dell'Inter, notizie sul traffico telefonico di Vieri. A questo punto evidentemente sono state compiute attività illecite, eccetera, queste attività illecite ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 203, il codice della privacy, eccetera, comportano responsabilità, questa responsabilità è equivalente a quella dell'attività pericolosa comporta anche il risarcimento del danno non patrimoniale. E Bobo Vieri, per l'angoscia di aver saputo che le sue telefonate non erano intercettate, ma erano schedate, cioè si prendeva nota e a qualcuno veniva comunicato quale numero chiamasse o lo chiamasse, e via dicendo, ha chiesto un risarcimento del danno. E ottenuto un risarcimento del danno di 1 milione di euro. Pregate a questo punto, signori, di qualcheduno, di essere, ecco, di essere le solite cose, ma non vi fate troppe illusioni, perché se chiesto da Vieri, in qualche modo si trova un giudice di 1 milione, se lo chiedo io, non me l'aspetto, non mi aspetto un risarcimento di questo tipo. Ecco perché vi dico, questa è evidenza aneddotica. Sono certo, e siete certi anche voi, che in un'analoga situazione vissuta da noi, dal quisque de populo, non scatterà un risarcimento iperbolico di questo tipo. Vi potrei fare un altro esempio, un altro caso aneddotico di ipervalutazione del danno, ma a questo punto scoprirebbero tumulti, perché riguarda il caso di Mediaset versus CIR. È un risarcimento del danno che ha subito alcune. Vabbè, ma siccome questa è una storia troppo complicata, è un caso che, anche perché fra un poco torna. C'è il caso del giornalista, l'allievo di Santoro, che è stato Sì, ma quello di condannato. cosa è più interessante perché c'è il giudice mesiano, c'è Calzini Celesti, e il danno è diventato una cosa di un certo tipo, in parte corretta, ma non del tutto corretta dalla Corte d'Appello. Guardate bene, non sto parlando del merito della decisione, che è ignobile per altre ragioni. E lì stavo parlando semplicemente del modo in cui non ho nessuna simpatia, ovviamente, per chi ha dovuto pagare un risarcimento del danno di quel tipo, eccetera. Vi sto semplicemente dicendo che l'analisi cruda della tecnica di quantificazione del danno
l'analisi cruda delle argomentazioni sulla licità dei comportamenti dedotti in quella circostanza danno dei risultati alquanto diversi da dove ci porterebbe il cuore. Tutto qui. Ma queste sono evidenze aneddotiche, mentre quello di cui vi sto parlando invece è un trend. È un trend che trova praticamente delle. Ecco, lo trovate per esempio, pensate, già a livello di 1225 prevedibilità del danno, noi ricostruiamo sostanzialmente una tendenza a far sì che il giudice scelga fra quello che era l'aspettativa di danno e quello che è il danno concretamente realizzatosi, riproducendo in una maniera non confessata e quindi opaca quella che invece è una. Diciamo traiettoria assolutamente trasparente in common law. Il giudice in common law sceglie the lower of the two. Quando, rispetto alla entità preventivata del danno e a quella concretamente realizzatasi, il giudice ha riprova, ma non è un giudice necessariamente di nostro, ma il nostro giudice fa lo stesso ragionamento, sceglie il valore minore. L'articolo 1225 sulla prevedibilità del danno è normalmente utilizzato in questa maniera. Dite, non lo vedete bene? Ritornate allora alla clausola penale. La clausola penale a questo punto funziona, viene praticamente utilizzata alla stessa maniera, alla stessa maniera perché il giudice, costruendo quello che io con qualche fatica riesco praticamente a ripetere questa frase, ma che la frase corrente, così forse l'avete studiata, spero di no, viene presentata come un monumento alla civiltà giuridica. E il monumento alla civiltà giuridica è l'articolo 1384. E l'articolo 1384 vi dice che il giudice confronta col senno di poi, di cui voi sapete essere piene le proverbiali fosse, col senno di poi dice, oh, ma il danno reale è minore del danno preventivato e portato in penale. E a questo punto tutti quanti, arriva Vincenzo Carbone che presiede le sezioni unite e fa diventare addirittura ufficioso l'intervento della Corte, cioè la clausola penale viene ridotta d'ufficio. E questo viene presentato come secondo monumento di civiltà giuridica e io rimango veramente sbalordito perché è evidente che la clausola penale è il meccanismo utilizzato da chi ha da far valere un valore idiosincratico. Ricordate le mie carte, i miei manoscritti preziosi, eccetera. È ovvio che se vanno perduti il valore oggettivo è zero, ma per me è fondamentale. Se quindi io voglio che controparte contrattuale, si comporti da assicuratore, devo poter assicurare questo valore secondo quello che è il mio valore, cioè la mia valutazione idiosincratica. Bene, lo faccio e pago in conseguenza perché vi sto mandando un chiaro messaggio sul valore che la Corte non potrebbe mai, ovviamente, valutare, perché le mancano gli elementi, le coordinate per una valutazione di questo tipo. E proprio per questo creo una clausola penale. Una clausola penale in cui apparentemente mi sovrassicuro. Se mi ha visto qualcuno che si sovrassicura? No, evidentemente. Se mi assicuro, pago un premio. E il premio vuol dire praticamente che pago un prezzo che ovviamente è, come dire, misurato sul rischio e via dicendo. Il comportamento di sovrassicurazione è un comportamento illogico. Allora, se rispetto ad un bene a valore idiosincratico, cioè non misurabile, la clausola penale è l'unica forma di difesa. Attenzione, qui va subito nella direzione del danno non patrimoniale, danno adempimento. È uno dei profili, è la clausola penale che vi permette di valorizzare un danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento, il primo modo in cui diamo un significato, che ne dicono le sentenze di San Martino, se ci arriviamo e forse non ci arriviamo. Ma allora arriva il giudice e questa mia scelta viene vanificata perché il giudice dice, ma sono perse quattro carte. Il cui valore commerciale è 4 lire. E quindi a questo punto correggo in funzione del senno di poi che mi consente, non è il senno di poi, qui è proprio la incapacità del giudice di valutare il significato, il pretium affectionis, chiamiamolo così, quindi il significato idiosincratico. E questo è un chiaro segno e che sia percepito
come simbolo di civiltà giuridica la conta molto lunga sul sospetto che abbiamo, sul terrore che abbiamo. Vi siete mai chiesti perché la clausola penale può essere ridotta dal giudice, ma il giudice non può aumentarla? Shylock sta solo da una parte. Ma abbiamo finito adesso di dire che ci sono dei limiti alla manipolazione in senso costrittivo, riduttivo del danno, eppure il nostro ordinamento non lo prevede. Certo, se andiamo in Francia, sono arrivati molto più tardi, ma hanno fatto l'articolo 1175, se non vado errato, e hanno previsto che il giudice possa sì ridurre la clausola penale, ma per mia consolazione quantomeno hanno previsto anche la possibilità che il giudice possa aumentarla, perché sennò praticamente l'Enel vi dirà, vabbè, se manca la luce, vi si scongela il freezer dove avete messo i rifornimenti per sopravvivere alla prossima guerra nucleare, qualcosa del genere, pazienza, 50 euro. Quanto prevede la cosa per un giorno, quanto prevedono le tariffe, fissate di pubblico servizio, eccetera, per la mancanza di energia per un giorno. Sì, c'avevi anche il polmone artificiale per la ventilazione, vi dicendo, sei morto. 50 euro, qualcosa del genere. Cioè, voglio dire, però il nostro ordinamento non prevede, e l'unico modo per arrivarci è un tentativo abbastanza risibile, ovviamente, di agitare lo spettro dell'articolo 1229, che fa un altro mestiere, ve l'ho raccontato prima, è semplicemente quello di arginare i comportamenti arbitrari, dolosi, vi dicendo. E quindi qui vedete allora prendere corpo una situazione che poi qui passa per evidenze non più aneddotiche, ma di particolare importanza, di particolare evidenza. C'era un esempio che non è propriamente contrattuale, anzi è poco contrattuale, ma di straordinaria evidenza. Ecco, e su questo chiuderei così, faccio profondamente infelice Umberto. E cioè il caso Torino, che voi avete studiato, il caso del Torino, il caso Meroni, per la verità, che voi avete studiato, perché c'è questa strana storia italiana per cui la lesione aquiliana del credito è passata attraverso le vicende del Torino, prima Superga, negato, poi Meroni che esce dalla partita, attraversa la strada e viene travolto da quello che 20 anni, questo accade nel 71, il No, suo. nel 68 viene arruolato lui. Viene arruotato nel 68 e quindi 31 anni dopo l'arruotatore, che tra l'altro guida senza patente, perché allora la maggiore età si raggiungeva a 21 anni e lui ne aveva 19 in quel momento, diventerà presidente del Torino. Cioè l'arruotatore che uccide Meroni è praticamente cioè che va, tra l'altro va incontro a un procedimento penale per guida senza patente, per omicidio colposo e quant'altro. Uccide la farfalla granata, qualcosa del genere. Meroni era il nostro George Best, portava a passeggio per la gallina col coso, col guinzaglio. Un ragazzo particolarmente estroverso. E in quella circostanza la dottrina italiana, nella persona di Francesco Donato Busnello in particolare, spuntò la grande vittoria e, come voi sapete, abbiamo introdotto, è un tema classico, la tutela aquiliana del credito e via dicendo. La parte che interessa noi in questo momento non è questa, che è la parte nobile, perché di lì è cominciata la disgregazione del danno ingiusto, il danno ingiusto è sparito. Adesso qualsiasi danno è praticamente rilevante, perché è molto più semplice non già chiedersi cos'è il danno ingiusto, ma che cos'è che non si risarcisce, perché è soltanto l'interesse di mero fatto. No, vi tolgono la vista, vabbè, pazienza, quella è una cosa che vi dà fastidio, ma non avete diritto ad avere la vista sul bondone, qualcosa del genere, no? Se qualcuno vi costruisce di fronte, magari non avete diritto alla vista e non potete chiedere il risarcimento del danno. Ma la cosa importante è che quella sentenza, ovviamente, smentì la Corte d'Appello e quindi rinviò a Corte d'Appello e quindi, no, 7 anni dopo la cosa tornò in Cassazione. È bello perché a quel punto si vede che come ragiona il giudice. Il giudice ragiona così: dunque il Torino ha perduto Meroni, e Meroni costava, e l'ha sostituito con un modesto pedatore che rispondeva al nome di Facchin, che costava molto di meno.
Torino, l'anno successivo alla morte di Meroni, ha avuto più pubblico dell'anno precedente, quindi ha fatto incassi maggiori, ha pagato di meno, manca poco che il Torino debba risarcire l'uccisore, perché e tutto questo ovviamente perché non avevamo costruito ormai in termini di lesione equiliana del credito ed eravamo esposti appunto a questo bias riduttivo drammatico, di cui farò adesso un altro esempio. Questi però non sono più aneddotici, perché questi fanno parte di un trend. Abbiamo negato che il Torino avesse la proprietà del cartellino. I maschietti qui sanno cosa significa. Il cartellino è la forma di schiavitù, cioè si vendeva il giocatore trasferendo il cartellino, che era praticamente la licenza per giocare. Quindi il giocatore che avesse voluto partecipare al mondo FIFA, di quello viveva. Allora, trasferendo il cartellino, che è la proprietà della squadra di calcio, si trasferiva. Evidente che in queste circostanze il Torino avrebbe potuto far valere un vulnus alla proprietà e quindi ottenere il risarcimento del danno, ottenere il valore di scambio del giocatore, vi dicendo, ma nel momento in cui si dice che no, non è il valore di scambio, ma è il valore d'uso, quindi il fatto che giochi, ne gioca un altro, guadagni di più, qual è il problema? Finita la storia. Ed è stato praticamente negato al Torino, in concreto è stato negato il risarcimento, cioè abbiamo fatto tutte queste battaglie, abbiamo vinto la crociata per la tutela dell'equilibrio del credito, non abbiamo avuto il risarcimento del danno. Faccio un altro solo esempio che appartiene a questa genia. Nel 1999 Europa 8, 7, non mi ricordo, Europa 7, qualcosa del genere, vince uno degli 8 canali nazionali messi a disposizione appunto dalle emittenti nella ristrutturazione dell'etere di allora. E quindi appunto si accinge a iniziare l'attività. Succede però che per ottenere questo risultato bisogna mandare Rete 4 sul satellite. Potete immaginare, mandare Rete 4 sul satellite. Emilio Allora, Fede sul satellite, non scoprire. Emilio Fede sul satellite. A questo punto, come minimo, bisogna che ci vada anche Rai 3. E comincia un braccio di ferro incredibile. Il risultato che Europa 7, credo io, che ha vinto e si è visto assegnare le bande di frequenza per la copertura del territorio nazionale, non le ha. E quindi a questo punto comincia una sorta di azione nei confronti tutte le autorità giudiziarie, non importa, e vince dappertutto ovviamente perché ha ragioni da vendere, ma nel frattempo lo Stato non gliele dà. Perché? Perché c'è Rete 4 e Rete 4, mandare Rete 4 sul satellite bisogna mandare anche Rai 3, Berlusconi, le cose, eccetera, come si fa? E quindi Europa 7 continuano ad avere, finisce in Europa, eccetera. Alla fine la Corte di Giustizia riconosce, poi la CEDU riconosce che ha ragione di risarcimento del danno. E quindi nel 2008 finalmente i nostri vanno di fronte al Consiglio di Stato. L'estensore di quella sentenza è giù al convegno, si chiama Roberto Chieppa ed è uno dei al convegno di antitrust in questo momento ed è uno dei magistrati di punta del Consiglio di Stato. Era, adesso fa un altro mestiere. È in aspettativa perché è il segretario generale dell'autorità antitrust. E a questo punto non si chiede, beh, allora c'era il mandato della Corte europea dei diritti dell'uomo, bisognava risarcire. E il Consiglio di Stato ragiona di fronte praticamente ad una richiesta dei difensori. Sono stati, credo, 9 anni di battaglie giudiziarie in tutto il mondo, spese legali folli e via dicendo. E in qualche modo un po' approssimativo forse, qui arriviamo al punto, la Europa 7 chiede un risarcimento di 2 miliardi e 400 milioni di euro. Beh, comunque chiede un risarcimento, perché dice avrei avuto una rete nazionale. E la risposta del Consiglio di Stato è siete dei cialtroni. Siete dei cialtroni, nessuno vi avrebbe dato i soldi perché siete dei cialtroni, quindi non sareste riusciti a gestire il business e quindi vi do 1 milione di euro. Cioè, la richiesta è di 2.300 e passa milioni di euro e la liquidazione del danno è 1 milione di euro. Ho il sospetto che qualcosa non funzioni. Quando vi parlavo di sistematica tendenza
alla sottovalutazione, alla sottostima del danno, con effetti particolarmente rischiosi, ecco, indicava un trend che è partito. Immaginate tutte le volte che siete alle prese con un controfattuale. Il controfattuale è praticamente inevitabile. In tutte le circostanze, per esempio, quante volte imbarcate nel danno non patrimoniale siete le prese necessariamente col controfattuale? Il controfattuale lo ritrovo. Tutte le volte in cui siete le prese col controfattuale, voi vi scontrate con questo bias, con questo pregiudizio. E questo pregiudizio rischia praticamente di portare ad un artificioso contenimento della misura di un danno, imputando a voi il rischio di non riuscire a dimostrare l'entità di un danno che tutti sappiamo esistente, che viene riconosciuto come esistente. Ma sulla vittima del danno che chiede il risarcimento incombe il rischio, tutto a suo carico, dell'impossibilità di dare la prova certa di un danno di cui non si può dare la prova certa perché è semplicemente fondato su un controfattuale. Questo meccanismo è un meccanismo di rara perversione, che fa parte però di questo trend. Chiudo con una battuta su questo punto, insomma, col dire praticamente che oggi allora la polemica sul danno non patrimoniale dell'adempimento del contratto, in fondo, bene si colloca all'interno di questo percorso in cui stentiamo a liberarci di questo bias. In fondo, 50 anni fa, Rodotà, oggi gli hanno dato 240 voti. Rodotà e Scognamiglio, quindi due giuristi profondamente differenti. Renato, Claudio è giovane, bravo, rampante, ma stavo parlando di Renato Scognamiglio e di Stefano Rodotà. 50 anni fa, litigavano su tutto, rappresentavano la miglior dottrina in materia di responsabilità civile, litigavano su tutto meno su un punto, che è un punto. Il fatto che non ci fosse posto margine per un danno non patrimoniale dall'adempimento del contratto. Perché? Perché nel 1923? Perché? Perché nel 1174 la prestazione, la patrimonialità della prestazione, sì, l'interesse può essere anche non patrimoniale, ma la prestazione è patrimoniale. E il 1200, il 1321, rapporto giuridico patrimoniale, il 1223, la perdita, un fatto fisico, è patrimonio. E poi, se proprio ci fosse bisogno di, si faceva il cumulo dell'azione contrattuale, extracontrattuale, a riprova del fatto che il danno non patrimoniale dell'inadempimento stava lì e via. Quando proprio fosse stato necessario si attivava questo strumento strano del cumulo. A distanza di 50 anni abbiamo avuto le sentenze di San Martino, ma prima delle sentenze di San Martino l'atteggiamento era completamente cambiato, nel senso che si ammette davvero? Se ci pensate un attimo, scoprite che il danno non patrimoniale ancora oggi. E perché la sentenza della Corte di Cassazione, la prima, la 26.792, cita memoria, del 2008, ma in realtà lo tratta con una cautela da incredibile, per cui praticamente, ecco l'ultima dimostrazione di quanto sia recessivo il principio dell'integrale risarcimento del danno. In fondo la Corte vi dice, cosa incredibile, che il danno non patrimoniale dall'adempimento del contratto si risarcisce in quanto corrisponda ad un diritto inviolabile e come tale riconosciuto a livello costituzionale. E ci vuole proprio del bello e del buono perché voi non vi facciate prendere da una distorsione ottica, perché io vi ricordo, no, badate bene, che abbiamo la clausola penale con cui riusciamo a monetizzare, perché no, patrimoniali interessi non patrimoniali. Riusciamo cioè a fare la patrimonializzazione dei valori immateriali, qualcosa del genere. E abbiamo bisogno di questo perché se no la Corte vi risponde così e nella migliore delle ipotesi, perché questo scrive Preden, che per le sezioni unite vi dice quando non sta scritto può darsi che lo stesso risulti dal contratto, in quanto praticamente ciò dipenda dalla causa in concreto. Causa concreta. E ci risiamo ragazzi, evidentemente non c'è salvezza. Coraggio, forse sarete voi a mondarci di queste colpe.
Insomma, ci hai detto che se noi vogliamo andare prima del nostro giorno più bello dal fotografo di fiducia e vogliamo stipulare una penale col quale definiamo che in caso di inadempimento, perché magari il fotografo nel momento più bello si dimentica di lasciare il tappo sul coso e quindi perdiamo un momento irripetibile e noi vorremmo poter stimare questo inadempimento in termini, diciamo, magari milionari, non come Europa 7, ma insomma con. Questo non lo possiamo fare perché ovviamente il danno, la penale sarebbe ricondotta probabilmente Due a. cose succedono. La Navarretta, che è praticamente autorità in questa materia, ci dice che sì, evidentemente il contratto con cui voi chiedete il servizio fotografico per il vostro matrimonio non è come il contratto con cui andate a sviluppare le fotografie del compleanno del bebè. Quelle non contano niente, ma il contratto con cui vi procurate i servizi di un professionista perché vi faccia le fotografie, il filmino, eccetera, e quello non le fa, le fa male, le brucia, che ne so, qualcosa del genere, lì allora il danno, ecco lì la causa in concreto. Io sono allibito, ma sono allibito. Ci vuole la causa in concreto per arrivare a dire una cosa del genere. E che vuol dire che in realtà il danno non patrimoniale ha altro che integrare il risarcimento del danno, il danno non patrimoniale visto con sospetto. E infatti la preoccupazione, fatemi fare un'ultima provocazione, non la volevo fare, ma vale la pena. Scusate, il danno non patrimoniale, cosa viene fuori da queste sentenze, dall'interpretazione della scuola pisana e via dicendo? Insomma, il danno non patrimoniale, quando bagatellare, non viene risarcito. A lei. Allora il danno da disappunto, signori. Allora teorizzatemi perché il danno da disappunto derivante dall'adempimento contrattuale non deve essere risarcito. Cioè, se io rompo la vostra tazzina del caffè e voi mi chiedete il risarcimento del danno, bagatellari, e avete titolo per farlo, forse lo farete e forse no. Ma se voi mi date un appuntamento e mi fate aspettare un'ora ed io do di pazzo e via dicendo, se il treno mi si ferma in mezzo alla campagna e io rimango lì ad aspettare che qualcheduno mi soccorra, nessuno viene, nessuno avverte, eccetera, faccio veleno, è o no qualcosa di sgradevole, no? C'è disappunto, disagio, il disagio è allora il danno bagatellare. Il danno bagatellare ci dicono. Preden dice, per carità, non ne parliamo neppure, il danno bagatellare, e la soluzione è l'annex fide bona, viviamo in una vita di relazione per cui un po' di danni ve li dovete tenere, ma non, danni che non siano troppo dannosi. È bellino questo, no? Il danno dopo. Allora vi trovate di fronte a un diritto inviolabile che può essere violato, non soltanto viene violato, ma non viene risarcito perché è inviolabile, violato, ma tutto sommato è violato così. E questa è la situazione. Perché ci sono i danni bagatellari? C'è il danno esistenziale, c'è il danno da disappunto. Qual è la ragione di questo malcontento? Ma sono altre cose. La ragione è questa, che ci sono 5.300.000 cause civili Eh sì, pendenti. ma è il nostro problema. È un po' un problema differente, no? Per cui noi facciamo tutti questi magheggi, queste manipolazioni, eccetera. Io ho fatto un calcolo. Ci sono 4.000 giudici attivi, 4.000 giudici civili attivi. Per togliere il convitato di pietra, cioè l'arretrato, occorre che questi giudici lavorino, praticamente sfornino una sentenza al giorno, che mi sembra un po' ottimistico, per tutti i giorni lavorativi dell'anno, faccio 250, fate i conti, 5 anni e mezzo, e questi giudici devono lavorare a tempo pieno. E riescono a smaltire l'arretrato, solo che non ci deve essere nessuna sopravvenienza, cioè per 5 anni e mezzo non dovete litigare e finalmente riusciremo a risolvere i problemi della giustizia. Se non si tiene presente questo problema, evidentemente ce la prenderemo col danno bagatellare, perché è una follia, è una follia sconsiderata veramente, che si va immaginando. Ci sarà, il danno bagatellare è perché voi non fate l'azione per la tazzina che vi rompo al bar, no? Faccio cadere la tazzina, non mi fate l'azione.
C'è un danno e questo danno è strettamente risarcibile. E potrebbe, no, concretamente risarcibile. Manderesti da un avvocato per farlo andare, questo aggeggio? No. Perché allora andreste dall'avvocato per chiedere il risarcimento del danno per il disagio che vi ha imposto l'Italia lasciandovi lì senza notizie per dura l'ospitale? Sì, presumibilmente sì. Sono pendolari, quindi Ecco, dovete fare delle immagino che sorte lo di fareste. E treni. sarebbe persino giusto, a mio modo di vedere, no? Ma lo fareste o no? L'avvocato sì. Voi no, presumibilmente, perché dovreste pagare un avvocato. Allora, qual è il sospetto che l'avvocato in realtà tenga in piedi cause che non... Ma, santa pace, pensateci un attimo, che qui veramente si vagheggiano di cose strane. Se l'avvocato vi induce a sottoscrivere la richiesta di risarcimento del danno, noi gli chiediamo, la Dadari oggi ha chiesto 300.000 euro per il risarcimento del Ah, danno. non sapevo. Vabbè, ogni tanto così, gli chiediamo 300.000 euro per le 2 ore di cose, voi dite, boh, vabbè, fai tu, tanto non ti faccio pagare niente, va male, perché se ti danno 5 euro, tanto io prendo le spese. Attenzione, perché basterebbe semplicemente dire, hai diritto a 5 euro, te li offro, tu li rifiuti, e il giudice a questo punto compensa le spese. Ed ecco che è spezzato il meccanismo. E c'è bisogno allora di La arrivare... sistematica del diritto civile per raggiungere un obiettivo che è diverso. Che è appunto, ma è completamente folle, cioè si va praticamente a curare una situazione negativa aggiungendo un errore a quello che è un probabile errore che però si pone ad alto livello e che dovrebbe essere gestito in altra maniera. E a questo punto vi si dice seriamente che il danno morale, il danno non patrimoniale, al di sotto di una qualche soglia che noi non sappiamo, pur rapportandosi eventualmente a una situazione di garanzia costituzionale, quindi a un valore inviolabile, può essere violato, viene violato e non deve essere risarcito. Evviva! E se vi dicevo che esiste un trend che va a praticamente depotenziare la capacità di incidenza e quindi la capacità soprattutto deterrente della responsabilità civile, ora allargata, contrattuale e non, ecco qui lo si va a verificare. Perché allora, svuotando progressivamente lo strumento, si rende evidentemente più facile il prezzo di uscita, più agevole il prezzo di uscita violenta dal contratto da parte di soggetti che abbiano il fegato o l'opportunismo per farlo. C'è qualcuno, ragazzi, che vuole fare un intervento? Alcune delle sentenze No, fate che... domande difficili perché non saprei rispondere. Prego. Sì. Guarda le risposte poniamo a caso Meloni. Certo. Vedi come si giustifica? Com'è possibile? Vabbè, allora io la rimando alla nota che ho scritto sul Foro Italiano allora, è per dire, in cui in realtà segnalavo questo tipo di difficoltà, e cioè il fatto che dal punto di vista economico non ci può essere questo sganciamento fra il valore d'uso e il valore di scambio. Per cui praticamente il valore d'uso dovrebbe in qualche modo riflettere il valore di scambio, non ha senso diversamente, oppure. Se così non è, c'è praticamente una distonia. E se fosse allora valorizzato correttamente il valore d'uso, non avremmo avuto questo risultato. In termini più generali, lei pone un problema: quante volte abbiamo difficoltà? Ed il problema che le ripropongo io, quante volte abbiamo difficoltà a provare un danno che non può essere provato con certezza? Questo è il punto. Perché lei ha l'obbligo di allegare l'inadempimento e provare il danno.
Allora questo è praticamente, questa è una trappola infernale, perché quante volte il danno, come sempre avviene nel controfattuale, non può essere provato in maniera certa, lei è esposta al rischio. Era il bias, il pregiudizio di cui le dicevo. Allora il vero problema è sapere se apriamo, ma apriamo in maniera metodica, sistematica, alla valorizzazione di tecniche alternative, che ci consentano di una prova sufficientemente presuntiva o se vuole sufficientemente approssimativa. Vi faccio un esempio, allora il disgorgement di cui l'articolo 125 e 158 del codice di proprietà industriale, e cioè praticamente rispetto alla contraffazione fatta da un soggetto a danno di chi non può provare perché gli è stato rubato il brevetto, lui non ha prodotto, non ha quindi la possibilità di provare, vado a vedere qual è il guadagno illecito, come proxy, come quindi elemento presuntivo di valorizzazione. Ma il magistrato di turno avrebbe detto, no, tu sei un cialtrone, non avresti mai saputo produrre così, e non avresti mai guadagnato tanto, e quindi non te li do, perché sarebbe un undeserved gain, sarebbe un guadagno illecito e immeritato. Allora, è quello che sto cercando di, il messaggio che, allora, di fronte a situazioni del genere, noi dovremmo sistematicamente immaginare tecniche e, in qualche modo, propiziare una cultura dell'approssimazione, che accetti, cioè il fatto che in certe circostanze lo strumento più raffinato per la computazione del danno, da contratto o da responsabilità extracontrattuale, potrebbe essere, perché no, lo spannometro, eppure quello strumento sarebbe santo, piuttosto che punire la vittima che non ha altro torto che quello di essere vittima. Altre domande dopo questa risposta? Sono un po' atterrito. Avete ancora 5 minuti, o tacete adesso e così siete in libertà, oppure... Vabbè, vuol dire non... mandateli in pace, su, via. Sì, abbiamo fatto proprio una sorta di... Fatto bene, non lo so se secondo lei ci va più gente da Cristina D'Avena o da... Va bene, vado io mi esibisco. Infatti, ma è corretto, in realtà ci troviamo, era l'esempio da cui siamo partiti, il caso per esempio del danno all'antitrust, come si fa a provare? È così difficile. Il danno da uccisione, la stessa, il mito dell'incommensurabilità. È il mito dell'incommensurabilità che, guarda caso, noi misuriamo sempre tutto, non soltanto sistematicamente, perché abbiamo una norma 1226 che ci dice quando non si può misurare lo misuriamo lo stesso, lo mettiamo nelle mani del giudice che fa una valutazione equitativa. Ma se il caso Superga, il caso Meroni, alla fine fosse stato formulato all'epoca, cosa che non fu, come una perdita di chance, per esempio, probabilmente in quella circostanza sarebbe stato un modo per far arrivare la corrispondenza tra valore d'uso e valore di scambio, avrebbe funzionato presumibilmente. Ma ci troviamo di fronte a un giudice che dice, ma no, non esistono gli estremi, questo è il corso, non esistono gli estremi, non c'è il danno, tu mi devi provare il danno. Tutti sappiamo che è morto Meroni e che Meroni era una star, era un giocatore di grande prestigio, giovane tra l'altro, aveva 26 anni quando è morto, quindi ancora con il più della sua carriera ancora davanti a sé e via dicendo, ma non c'è danno. Non c'è danno perché non c'è la prova del danno e non ci potrebbe essere, a meno che non ci attrezziamo per l'appunto per, come dire, ragionare in una maniera estremamente più,
purtroppo approssimata, ma in queste circostanze se non accettiamo appunto livelli slittamenti verso l'approssimazione e ci rifugiamo dietro la richiesta di prova certa, il risultato è un bias che contribuisce all'abbattimento del livello di risarcimento del danno e quindi svuota la funzione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Bene, e allora su queste note, ragazzi, ringraziamo ancora una volta per il professor Pasqualetti. E buon weekend a tutti.